cari amici di The Abusive Game di World of Wrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusive Game di World of Wrestling.it. E stronzi e stronze di The Abusive Game di World of Wrestling.it. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Specialista Michel. E dell'eremita Pepigno, stronzo per stasera, finalmente. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP Sbustolamin Cards WWE. Le bustine, e siccome sono talmente stronzo, decido io quali darvi. Esatto. Bravo, tutti, io intanto vi ricordo che siamo uno e tutti uno, figli uno. Questa. Esatto. Siamo in perfetta parità. E vi diciamo anche, perché non ve l'abbiamo mai detto, mai. Ma abbiamo fatto 3 match su 8. Questo qui è il non 4. Ve l'abbiamo mai detto che no. Abbiamo fatto 3 match? No. Non l'abbiamo mai detto anche per un il motivo totale, specifico, esatto. Perché le abbiamo contate solo adesso. Ecco. Esatto. Quindi questo qui è il 4° match, ragazzi, su 8. L'8° faremo un triple threat. Quindi tutti saremo e tre. Tutti e tre. Nella speranza che sia proprio l'ultimo a determinare il vincitore e che non ci sia uno scarto maggiore. Vai, aprite, aprite, vediamo un po'. Io non sono abituato a fare questo ruolo di stronzo, non so come si faccia. E diciamo che non c'è nessuno in vantaggio. Ma non dovresti guardarle, né? Ma io posso guardare le mie. No, deve essere tutta una sorpresa. Ma se devo mettere per ultimo Pepino, diamine. Dai. Diamine. Oh signore. Iniziamo con un versus. John Cena versus Dolph Ziggler. Stop. Attacco 20. Bene. Tu rispondi con le regole. Io ho la checklist. La okay. Checklist dovrei averla anch'io. Devi rispondere anche tu con un versus? Sì. Rispondo con un versus. Au. Dove AJ versus The Summer Rae. Oh, e ha trovato le femminili lui, eh? Mettila in centro la videocamera. Fammela vedere un po' anche a me. Perfetto. Con un attacco 20. E l'arbitro Steve Harker. Che si è girato dall'altra parte, tra l'altro. Io vado con un altro versus. Seth Rollins versus Luke Harper. Attacco non Brock 20. Lesnar. Vediamo se riesce a focalizzarlo bene. Eccolo qua. Perfetto. Bene, bene. Io vado di mossa. Attacco 30 per il mitico R-Truth e il suo leg drop. L'Artruth che abbiamo visto anche nel c'è questo riflesso nel kick-off, prova a inclinarla verso l'alto, c'è un riflesso. Perfetto. Condizionato molto bene. Sai perché non si vedeva Artruth? Ci sta facendo il ledro. Sai perché non si vedeva? No, vabbè, dai, non voglio essere razzista. Basta. Stasera che un altro versus, incredibile quanti versus stiamo facendo stasera. Potremmo anche cambiarlo ogni tanto il versus, Comunque, Brock Lesnar versus Triple H. Attacco 20, addirittura sta eseguendo un F5, ragazzi. Bene, bene, allora mi preparo già moralmente che qua mi sa che... Io invece ho ancora una mossa. Una mossa però ormai bandita dal regno della World Wrestling. Le dita negli occhi. Allora, fammici pensare. È una pile driver, old school pile driver. Una pile driver. Allora, non lo so. Neck breaker. Il Carbstone. Ah, attacco 30. Carbstone. Oh, mio Dio. Mi fanno male le braccia. non chi è che lo fa? Chi lo fa il carbone? Sì, no, ma su chi? Su Fandango? Sì, Fandango. Su Fandango. Fandango! Bene, allora sceglierò Fandango. E direi che è il momento dei due wrestler. Dei saluti, no? No, non dei saluti. A te è andata bene? A me no. No. Bene, bene, no. Bene, bene. Come olografica? No, sì. Come olografica, malaccio. Comunque, la mia non olografica è... quest'uomo qui, ragazzi, preparatevi. Dai, preparatevi, perché è da parecchio che non lo vediamo, Quindi? Però forse lotta da qualche parte, tipo ai Superstars. Ah, allora quindi fate voi di quanto è forte. È uno forte.
Slater, ragazzi! Oh, che bello Slater! Il mio preferito! Sarà una sfida coi fiocchi. Il mio preferito! Beh, in confronto, allora, veramente, qua andiamo nella Hall of Fame, quasi. Ah, beh, allora. Perché il mio forzuto 80 è un ragazzo che purtroppo adesso è infortunato. Big guy. Ma che rivedremo, avviciniamo un attimo. Speriamo di rivedere il più presto possibile. La scuola canadese è per Tyson Kidd. Ti sei rimesso male con Tyson Kidd? Dipende chi avevi tu. Okay. Sono messo meglio io. Sì, sì, sì. Però io ho ancora l'olografica. Ok. Fenomenale. Dai, con la tua questa olografica è un wrestler che abbiamo visto anche a Battleground, ragazzi. Volete dire un nome? Bray Wyatt. Pepino? Taker. E la mia olografica è quest'uomo. Bray Wyatt, l'ha azzeccata, guardate la faccia. Mamma mia, che kill. Hai vinto un viaggio, complimenti. Per due persone, intorno al mondo andate e ritorno. Forza, forza. Ah, scusate, forza 90, tanta tanta roba. Te pensi che io nella mia olografica ho una forza 80? Ancora scuola canadese. Ancora scuola. Va. Non l'abbiamo vista a Battleground. Fammici pensare. Scuola canadese, non a Battleground. Padre famoso. Padre famoso. Breda. Padre famoso, però quello lì è... No, Breda. Natalia! Natalia! C'eravamo con gli altri. Beh, allora tu c'hai la... Già. Fammi vedere questa Natalia, è uscita bene qua nella foto, ragazzi, guardate. Fammela vedere. Guarda, guarda. Non avete mai visto una donna. Quindi, possiamo capire subito chi... No, ma tu hai preso due femminili, Natalia e poi anche la... AJ e... Pensavo che Tyson Kidd. No. Comunque Però hai preso marito e moglie. È vero. La coppia ce l'ha lui. Questo non ci avevo pensato. Beh, forse le hanno messi dentro insieme. Guardate che bella coppietta. Quindi vorresti dire che questi due sono delle coppiette. No, vabbè, quelli lasciano. Comunque potete già intuire che il tag team non si può fare. Quindi Peppino, io già scarto devi Natalia esatto. E di sicuro lui va con Tyson. Ecco. Mentre tu... Potrei lottarmela con tutti e due. Tu, allora, voglio fare lo stronzo. Se faccio lo stronzo vero e proprio. Ma siamo tutti a uno, quindi... Infatti. Non è poi neanche così... D'altra parte. Cioè, non è così indispensabile fare lo stronzo su di me come su di lui. Perché dici ciò? Esatto, perché dici ciò? No, ho detto come su di me, idem lui. Allora, amici, mancano a casa... No, perché c'è la stipulazione da fare, no, dopo? Quindi devo fare un... Stipulazione. Intanto che pensi, io dico una cosa agli amici a casa. Quando avremo simulato l'ottavo match, ragazzi, che sarà il triple threat, io adesso lo dico anche a loro perché non l'ho ancora detto, pensavo di fare un video dove mostravamo tutte le carte che abbiamo trovato nelle varie nei vari sbusti. Perché non era una... Dopo chi questo vabbè, ero tentato a fare il buono, ma dopo quella cagata che hai detto mi viene voglia di darti subito Slater e finirla qui. No, beh, mi sembra giusto per chiudere il JMP Sbustolame in casa WWE in bellezza, mostriamo tutte le carte bellezza, che proprio abbiamo trovato. Diteci se siete d'accordo o no. Comunque lo faremo. Siete d'accordo o no, ma noi lo faremo. Voi diteci se siete d'accordo. Voi ma noi comunque lo facciamo. Esatto. Esatto. Magari se proprio ci sono tanti no, evitiamo. Comunque, se ti sei deciso? Allora, ecco, io voglio proprio piopparti e Slater. Fai quello che magari vuoi. Magari è forte lì. Perché guarda che è una cosa... Anzi... È che non vorrei dare dispiacere... Già che ci siamo qui. Ecco, fammi vedere per favore le... Se c'è. Abbiamo la PlayStation accesa con WWE 2K15, quindi possiamo andare a dov'è che sta, a vedere i totali. Tyson Kidd, che è... Eccolo qua. Tyson Kidd ha un 82. Che è la scelta è 80 anche là. Che è la scelta principale di Michele.
Bray Wyatt o Heath Slater? Guarda, Bray Wyatt è 90. È 90 come qua. Mentre Heath Slater che sta... Allora... Dov'è che sta, ragazzi, Heath Slater? Heath Slater... Lo sto cercando anch'io. Alla H. Allora, se c'è Mark Henry... sarà qua vicino l'H? D. F. G. H. Ma vorreste dire che Heath Slater non c'è? Volete dire che non c'è? No, impossibile, c'era... Talmente importante è Slater nel gioco che non ci rendiamo neanche conto. Ah, non c'è, non c'è la H. Non c'è, ragazzi. C'è nessuno con la H. Quindi, ragazzi, dato che Slater non è presente nel roster WWE 2K15, è purtroppo... deceduto. No, non è deceduto. non ha scelta Pepino, quindi... Bray Wyatt scelta contro Tyson Kidd. Ce l'avrevo, però ricordo, non voglio far troppo le stronzo. Stipulazioni che sceglierete voi. Eccole lì. Allora, normale, Extreme Rules, False Count Anywhere, Steel Cage, Nose Barred, Last Man Standing, Iron Man, Submission, Hell in a Cell, Table e TLC. Beh, ma io dico la mia, Last Man Standing. Ma tu con Tyson Kidd. Io voglio vedere invece voglio vedere invece un Hell in a Cell con Bray Wyatt, ci può stare. È tutto nelle vostre mani, ragazzi. Qui sotto nei commenti scegliete la stipulazione, avete una settimana di tempo. Questi due sono i wrestler che si andranno a sfidare. È uscito molto bene Tyson Kidd in questa immagine. Non ha il collo, però. Vabbè. Non ha il collo, però. Ok. Fateci sapere anche se... È uscita molto bene anche la camicia di Bray Wyatt. Mm. La camicia, sì. Fateci sapere anche se gradireste il video, quello dove vi mostriamo tutte le lame in cazzo che abbiamo trovato. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo mercoledì con il titolo a noi e giovedì con questo match. Dall'artefice Jack, specialista Michel, e dall'eremita Pigno. Alla prossima, ciao belli, ciao 2K, ciao Mela.